Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con il nostro TG e con le notizie dal mondo dei ragazzi. Apriamo subito con una notizia interessante. Appena svegli, colazione, ma occhio anche alla merenda che è fondamentale. Ricordati di fare piccoli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio. Sono una ricarica energetica. Il latte caldo o freddo è un'ottima e sana soluzione per questi momenti. Il latte è il nostro primo alimento fondamentale per la crescita. Il nostro corpo è come una casa e il latte contiene tutti i mattoni che servono per costituirla. Proteine, zuccheri, grassi e vitamine. Allora cosa aspettate? Gustiamoci un buon bicchiere di latte e uno yogurt di diversi tipi insieme ai nostri compagni di classe e vediamo l'ultima iniziativa di Lactis per far conoscere i bambini questa importante abitudine. Selfie mania, ma che cos'è un selfie? Si tratta di fotografie che immortalano se stessi, fatte dalla persona stessa. Dagli anni 2000 non si dice più autoscatto e la parola selfie è entrata nel vocabolario comune. Chi di noi non si è mai fatto un selfie? Questo fenomeno, infatti, interessa grandi e piccini, giovani e meno giovani. Si trovano selfie singoli o di gruppo, persino con gli amici a quattro zampe. Pare però che stia diventando una moda un po' pericolosa. Il tentativo di stupire con i selfie sempre nuovi e creativi forse ci sta un po' facendo perdere la testa. A volte per davvero. Eccone la prova. Prestigiatori, maghi, stregoni, chiamateli come volete. Da sempre animano la fantasia di bambini e adulti. Dai tempi in cui il prestigiatore estraeva il coniglio dal cappello, ne è passato di tempo e anche le magie sono cambiate negli anni. Il web oggi è ricco di esempi di come le nuove tecnologie abbiano reso ancora più sorprendenti trucchi e illusioni. Vediamo il video e preparatevi a rimanere a bocca aperta.
Hey, Brian, we gotta go. Oh, Brian, there you are. What are you doing, man? Looking for you. Oh, that's perfect. Oh, no! If you kick a soccer ball just right. Get a puppy. No. Grande allerta maltempo su tutta la costa degli Stati Uniti. In arrivo tornado che si preannuncia uno dei più forti e devastanti negli ultimi decenni. I tornadi sono tra i fenomeni più distruttivi della natura, ma sentiamo il nostro esperto Battaglini Stefano per saperne di più. Sì, grazie per la linea. Il tornado è favorito da alcune condizioni precise. Aria calda e umida da sud, al contrario dell'aria calda. La cosa incredibile è che i venti possono raggiungere fino ai 500 km orari. Vediamo alcuni dei tornadi che hanno colpito gli Stati Uniti negli ultimi anni. Da che mondo è mondo gli studenti? Secchioni o asini che siano, hanno sempre copiato, o perlomeno ci hanno provato, nel tentativo di sopravvivere nella giungla scolastica. Sul tema abbiamo in collegamento una studente, Silvia Magri. Ciao Silvia, qual è il tuo parere? Ciao a tutti! È vero, a spesso a scuola si cercano scorciatoie per copiare. I modi sono tantissimi e ingegnosi, anche se non sempre molto efficaci. Ecco una classifica dei tre modi più originali per copiare, anche se il metodo migliore rimane sempre quello, studiare. Prendete un pezzo di carta, ritagliatelo delle giuste dimensioni ed attaccatele dietro ad un cerotto in modo che non copra completamente la parte con la colla. Dopodiché attaccatevi il cerotto sulla vostra mano. Più il cerotto è grande, meglio è, comunque sta a voi deciderlo in base agli appunti che ci volete inserire. In questo modo potrete facilmente durante un compito in classe alzare il cerotto e vedere gli appunti. Prendete una bottiglia d'acqua e levatene l'etichetta. Lasciate perdere che a me mi si è un po' rovinata, voi cercate di fare un lavoro più pulito possibile. Dietro l'etichetta scrivete tutti gli appunti che volete, dopodiché riattaccatela alla bottiglietta nel modo più realistico possibile. In questo modo durante un compito potrete vedere attraverso la bottiglietta e attraverso l'acqua tutti gli appunti che avete scritto sull'interno dell'etichetta. Scrivete tutti gli appunti che volete su un foglietto, ritagliatelo e dopodiché attaccatevelo sotto la scarpa. In questo modo durante un compito in classe vi basterà accavalciare le gambe per vedere il foglietto sotto la scarpa. Dal Palazzo dell'Eco di Bergamo è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi. E vi auguriamo una buona giornata. Ciao, mi chiamo Alessia e ho fatto la camera. Ciao, mi chiamo Alessia e ho fatto la cameraman. Ciao a tutti, mi chiamo Vittoria e oggi ho fatto la cameraman. Ciao a tutti, io sono la Jasmine e ho fatto la ciacchista. Grazie a chi ci segue!